Terrapieno di Cagliari, un luogo abbandonato da un punto di vista del restyling, ne abbiamo parlato anche da poco noi di Cagliari Online, è praticamente tra le buche, tra anche le radici che spesso spaccano le aiuole, c'è un mercatino organizzato dall'Associazione Stradarte, da Virgilio Caredu che è il segretario, con la speranza obiettivo di iniziare una riqualificazione dell'area partendo, perché no, dall'arte. Sì, questo secondo noi è un bellissimo location, c'è un bellissimo panorama, una parte bellissima di Cagliari, e questo il comune ci ha concesso questa opportunità di fare questo mercato di del produttore di Popingegno. Noi cercheremo, mettercela tutta affinché di fare un bel mercato e che la gente venga a trovarci, quindi venga riqualificata e ci sia una bella passeggiata in questa zona, che purtroppo adesso c'è pochissima gente, solo di passaggio, qualcuno che porta il cane, c'è movimento di macchine, però diciamo non è qualificata bene come si merita. Qui abbiamo un panorama fantastico, cioè si vede tutta Cagliari, si vede l'Iterland, cioè si vede Monte Urpino, cioè è un posto meraviglioso da passeggiare. Perché non usarlo? Magari con le nostre bancarelle, uno sguardo alla bancarella e uno sguardo alla natura, riusciamo a fare una cosa un po' nuova. Sono tantissimi gli operatori del proprio ingegno presenti, nei fatti a pieno regime, una quindicina, ventina, e nei fatti c'è chi produce i casotti, gli indimenticabili casotti, però anche chi realizza oggetti fatti a mano o anche bracciali. Sì, sono oggetti, tutta roba fatta a mano, tutta roba artigianale, un po' qualificata, cerchiamo anche di prendere roba insomma un po' bella, cioè facciamo anche una specie di selezione insomma anche per avere un mercatino buono. E volendo tirare le somme, quindi nei fatti c'è quella che sembra essere una vostra richiesta fatta però con un atto con azione concreta, ovvero noi abbiamo portato il mercatino qui che sarà nei fatti attivo ogni sabato e ogni giovedì fino a quando? Adesso per adesso fino a maggio, poi se richiede di nuovo il rinnovo il comune deciderà per l'estate, che magari cambieremo gli orari, adesso vediamo come fare. Intanto fino a maggio adesso ci siamo con questi orari, e siamo sempre giovedì e il sabato dalle 9 del mattino fino a sera. Sì, c'è un'interruzione, però diciamo poi riprendiamo fino alle sera alle 20, ecco. Ovviamente quindi c'è un messaggio, voi dite al comune, noi nei fatti abbiamo portato il mercatino qui, abbiamo chiesto tutto il permesso e quant'altro, speriamo però che sia il primo tassello per una riqualificazione del viale e del terrapieno. Sì, me lo auguro, ma io penso che sia un successo, cioè che succeda, perché il posto è bello, il mercatino che ci sta bene, poi non dà fastidio a nessuno, non abbiamo commercianti, non abbiamo, cioè non dovrebbe creare problemi di nessun genere, quindi solo abbellire. Noi cercheremo di essere, comportarci in modo corretto, lasciare bene gli spazi, fare in modo che nessuno si lamenti e che sia una cosa solo positiva, insomma.